L'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco ha inaugurato all'Isola d'Elba il nuovo anno scolastico che in tutta la Toscana ha riportato in classe 500.000 di studenti. Poche ore prima della visita ufficiale, sempre all'Elba, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'assessore, accompagnata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Domenico Petruzzo e da altri dirigenti scolastici, ha visitato la scuola Carducci di Porto Azzurro e la scuola Giusti di Campo dell'Elba, dove ha incontrato prima gli alunni di Porto Azzurro, Capoliveri e Rio Marina e poi quelli di Marina di Campo e di Marciana Marina. Poi la visita all'Istituto Giusti di Marina di Campo per il saluto agli alunni e agli insegnanti del versante occidentale dell'isola e infine l'incontro con gli studenti dell'Istituto Foresi di Porto Ferraio. Questa mattina, visitando le scuole, ho avuto veramente contezza della grande capacità progettuale, della qualità dell'insegnamento che c'è nelle scuole albane. Quindi, pur tra mille difficoltà, perché la continuità degli insegnanti è sicuramente una difficoltà enorme con cui insomma, i dirigenti e gli altri insegnanti devono fare i conti, ma devo dire che riescono ad avere dei risultati eccezionali. Durante le visite della delegazione nelle varie scuole, gli studenti hanno dedicato agli ospiti rappresentazioni teatrali e musicali oppure dimostrazioni in attività sportive. Presente a Porto Azzurro anche i membri in costume delle associazioni Tercio di Longone e Granducato dell'Innamorata, testimonianza delle tradizioni dell'isola. La scuola è veramente l'istituzione di riferimento, quindi veder lavorare questi bambini, vederli rispondere a sollecitazioni anche molto importanti è un messaggio veramente positivo. Io credo che farebbe bene a tutti visitare un po' le nostre scuole per vedere che lavoro eccezionale fanno gli insegnanti e il personale tutto.